Ciao a tutti ragazzi, bentornati con un nuovissimo video. Allora, il video di oggi sarà un video nuovo sul canale, perché non ho mai fatto un video del genere e di questo ne sono felice, perché sto cercando di portare contenuti sempre diversi in modo da raggiungere anche persone con interessi diversi magari rispetto alla cancelleria. Non che non farò più video di questo genere, però comunque sto cercando appunto di rivoluzionare un po' il canale. Detto questo, il video di oggi sarà un try on haul, ovvero un video nel quale vi mostro i miei acquisti in ambito abbigliamento e poi li proverò assieme a voi per fare una recensione e farvi vedere anche come mi stanno. Il video di oggi è un video in collaborazione con un'azienda che sicuramente conoscerete, ovvero Shein. Ebbene sì, si chiama Shein, io ho scoperto che si pronuncia così e non Shein come ho sempre detto prima, quindi per me è difficile dire Shein, spero di riuscire a pronunciarlo bene. Allora, Shein mi ha contattato per questa collaborazione e mi ha fatto scegliere 10 capi che vanno non solo capi di abbigliamento ma anche accessori per poterli recensire per voi, provare assieme, insomma vedere un po' come sono questi capi che ho scelto. Vi lascio qua sotto in descrizione il link per la pagina di Shein, potete anche tranquillamente scaricare l'app perché io ad esempio ho scaricato l'app, la trovo molto più comoda. E questa collaborazione nasce per quello che è il Black Friday, che inizia tra l'altro oggi, quindi da oggi 16 novembre, perché sto registrando il video oggi, fino al 2 di dicembre ci sarà il Black Friday su Shein, quindi potrete trovare tanti sconti. E oltre a questo mi hanno anche dato un codice sconto per voi da utilizzare per un ulteriore sconto del 15% sui vostri acquisti, e vi lascio tutto qua sotto in descrizione, sia il link per Shein che il mio codice sconto, che tra l'altro il codice sconto vale dal 5 di novembre e non mi chiedete perché parta dal 5 di novembre, dato che mi sono arrivati l'altro giorno i capi, fino al 6 di dicembre, quindi anche dopo il Black Friday. Quindi detto questo, direi di passare con il video nel quale vi mostro i capi che ho scelto. Allora ragazzi, direi di partire dal primo accessorio che ho deciso di acquistare, che è stata questa collanina. In realtà sono due collanine. La prima collanina che c'è all'interno è questa qua. Questa è una collana con degli orsettini, tra virgolette, di gomma che mi ricordano le caramelle e anche delle stelline, come potete notare. E l'altra collana che c'era dentro è una collana un po' più particolare. Questa collana con una stellina, vedete? E qua intorno alla stellina tutte queste sorte di freccettine. Non è per niente male, non è bruttina. L'unica cosa è che ho paura che si possano spezzare queste, vedete, queste freccettine, perché mi sanno molto di delicato. Ritiriamo le collane, che poi vi farò vedere indossate tutte e due, e passiamo al secondo e ultimo accessorio. Ta-ta-da, questo zaino. Allora ragazzi, questo zaino, vederlo in foto mi ispirava tantissimo. Poi è fatto in velluto ed è molto simile il materiale alla borsa che ho acquistato, quella rosa antico. Classico zaino con le bretelline, ha due tasche. La tasca questa qua frontale, che non è male, diciamo che è abbastanza capiente. Poi la tasca invece principale, ovvero questa qua. Dentro è fatto così, vedete, con anche un'ulteriore tasca tra l'altro. Secondo me ci sta tantissimo, adoro anche il colore, molto molto invernale barra autunnale. E adoro tantissimo anche queste fascette per aprire le varie cerniere, cioè è proprio il tocco in più per quello che l'ho preso, perché mi ispirava anche il fatto che avesse queste fascette che possono essere tranquillamente tolte, vedete, qua c'è il moschettone. Direi di passare ai vestiti, quindi all'abbigliamento. Faccio vedere il primo prodotto. Tra l'altro tutti i prodotti sono arrivati dentro a queste buste che riutilizzerò molto volentieri. Il primo capo che ho deciso di acquistare è un capo un po' azzardato, ma volevo provarlo, ed è questa gonna in questo color rosa antico. E tra l'altro il tessuto è lo stesso tessuto, diciamo, di simil velluto dello zaino. Infatti adesso ve le metto qua di fianco uno all'altro. Ha due tasche qua davanti, si allaccia con un bottone e la cerniera. Sono andata sulla guida alle taglie e ho deciso di provare a prendere una M. E infatti il problema di questa gonna è che a livello di vita mi è troppo larga. Sicuramente la metterò con una cintura. Rimanendo in tema di abbigliamento della parte bassa del corpo,
ho deciso di provare a prendere anche un jeans. Vabbè, ho deciso di prendermi un paio nuovo di jeans. Questo jeans è molto anni 80. E perché vi dico anni 80? Perché praticamente la struttura del pantalone nella parte alta rispecchia completamente il periodo appunto degli anni 80. E lo so per certo perché mia madre, essendo del 69, la sua adolescenza l'ha vissuta negli anni 80, inizi del 90, quindi ha ancora i jeans di quel periodo. Li ho provati una volta, a parte che lei è molto più magra di me, ragazzi, è sempre stata magrissima e quindi non mi si chiudono. Però ho notato che questa parte alta risulta essere proprio di quel periodo, ha la cerniera lunghissima, ha anche delle tasche laterali così, molto carino oltre ad averle qua sopra ovviamente, e finisce così, si chiude così, un classico jeans. Ho deciso di prendere una M, devo essere sincera ragazzi, questi jeans mi vanno leggermente larghi, molto meno rispetto alla gonna. Concludendo con la parte bassa, ho deciso di acquistare anche delle scarpe. A livello di sneakers non c'era molta scelta, però ho deciso di provare a prendere le sneakers anche per fare una recensione più completa, e ho trovato queste qua. Cioè ragazze, queste scarpe sono super tamarre, ma neanche tanto, perché comunque ho deciso di mantenere un colore abbastanza semplice, che è questo bianco. La parte più bella di questa scarpa, secondo me, lo so, è la suola, perché guardate che belle. C'è questa parte qua con lo smile e la gradazione di colore, che è meravigliosa. Allora, ho preso un 37. Il mio numero solitamente è un 36, ma dato che ho letto le recensioni, mi raccomando ragazzi, leggete sempre le recensioni, tutti dicevano che erano giustissime, che sarebbe stata meglio una misura in più, e quindi ho detto vabbè, do ascolto a queste recensioni e prendo una misura in più, ovvero un 37, e devo essere sincera ragazzi, sono super comode, non avrei mai detto di trovare delle scarpe così comode. L'unica pecca, tra virgolette pecca, perché non posso indossarla adesso, è la parte qua in alto, perché questa parte vedete che ha dei traforini, è per far traspirare il piede, e per il periodo di adesso non è l'ideale, perché appunto stiamo andando verso il freddo, quindi le metterò sicuramente in primavera / estate. Oh ragazzi, passiamo alla parte sopra. Allora, questo è un capo super semplice e ho deciso di prendere un cardigan. Questo è un cardigan molto leggero, tra virgolette, nel senso che secondo me è adatto per il periodo di adesso, quindi in questo autunno dove le giornate ancora non fa troppo freddo al mattino, comincia a far freddo la sera. Allora, particolarità sono sicuramente le maniche, perché vedete che sono molto più larghe e si restringono verso i polsi. E il colore è un color khaki, che io devo essere sincera, per me il khaki era su un verdone, è un verdone insomma, un verde marroncino, invece secondo me questo è più un beige che un khaki, però detto questo, anche la colorazione non mi spiace. La taglia che ho preso è una M ed è perfetta. Comunque, ritirando il maglione, lo lascio qua perché adesso vado a prendermi un altro maglione. Come maglione classico ho deciso di prendere un maglioncino di questo genere qua, vedete, ha un maglione, come ho detto prima e ripeto, abbastanza basic, classico, perché è un maglione che secondo me quasi tutti avranno in casa. Sempre, come potete notare, una M, perché così può rimanere molto morbido, come piace a me, e la colorazione è un grigio topo. Non ho maglioni di questo colore. Gli unici maglioni grigi che ho sono grigi chiari, quindi che tendono un po' più ai colori freddi, un color ghiaccio, come le mie unghie più o meno. Ho deciso di prendere questo maglioncino e anche questo è super super comodo. Vi consiglio sempre di prendere una taglia in più affinché rimangano abbastanza morbidi. Ho preso cose molto basic, ma in realtà non potevo non far che prendere anche questo. Allora, questo è un completo, ha una canotta sotto, che l'unico tra virgolette problema della canotta, come potete notare, è questa cucitura qua. Non capisco se è per il fatto che essendo stato schiacciato si sia allargato, ma penso e presumo sia così, o se è proprio la cucitura, ma tanto tutti questi vestiti che vedete li andrò a lavare, ho aspettato a lavarli perché volevo fare questo video. E la parte sopra, tenetevi forte, è un cardigan identico. Questo completino, appena l'ho visto ho detto no, devo assolutamente prenderlo, vedete?
Ok, guardate che bello, cioè questo è proprio... Oh, quante soffice, ragazzi, non potete immaginare. Allora, a livello di maniche, anche questo è un po' come quello khaki, il cardigan khaki, ovvero che si stringe sui polsi, rimanendo comunque abbastanza elastico, e qua ha la particolarità di essere largo ed è leggermente corto, sempre M, bellissimo. Ci sono altre colorazioni, ci sono colorazioni più classiche. Ok ragazzi, ho tenuto per ultimo, sempre parte superiore del corpo, i cappotti. Allora, vi faccio vedere il primo cappotto che nelle foto a tutti i miei amici, compreso anche a Bob, sembrava super leggero, ma in realtà ragazzi è proprio di stagione. Ed è questo cappotto qua. Cioè ragazzi, questo cappotto è meraviglioso perché io adoro, dico adoro, lo stile da boscaiolo, insomma. E infatti questo cappotto è proprio in questo stile. Ha ovviamente anche dei cappotti, ho preso la M. No, cotone, vabbè, poliestere. Però l'effetto che si ha è proprio di flanella. Spero che non si restringa col tempo, perché la flanella mi dà quell'impressione. Questo cappotto l'avevo subito addocchiato, volevo un cappotto del genere, però non riuscivo a trovarlo in giro. L'unica pecca è stata la colorazione, perché se andate sul sito a cercare questo cappotto, è che voi adesso lo vedete anche molto più scuro, ma in realtà è bianco panna in questi punti qua, beigiolino, e poi queste colorazioni sono verdi, come vedete voi. Sul sito risultava, dalle foto, tendente al blu. Infatti quando mi è arrivato, non che non mi piace, perché anche questo verde è molto bello, fa molto Natale tra l'altro, ma è proprio una colorazione che non rispecchia la foto. Quindi vi consiglio sempre di leggere le recensioni, perché le persone quando mettono le recensioni tendono a mettere anche a volte le foto del prodotto che gli è arrivato. E vabbè, è comunque un bel cappotto, non vedo l'ora di metterlo. Se dovessi uscire a fare la spesa lo metterò sicuramente in questo momento. Ultimo cappotto che vi mostro è questo qua, che è un cappotto che volevo acquistare ormai da mesi, e ho trovato il teddy. Ragazzi, questo al tatto è sofficissimo. Avete presente i plaid fatti in questo tessuto qua? Sembra di avere quello addosso. Ovviamente taglia anche questa M, prima di farvi vedere meglio il dettaglio tutto. Ed è un teddy lungo. Ebbene sì ragazzi, con le tasche. E questo colore, non so definirlo. Allora, nella fotocamera sembra molto più scuro. È un rosa antico tendente al beige, non so, la colorazione è proprio indescrivibile, però ragazzi, cioè questo tiene caldissimo. E niente, detto questo, vi ho fatto vedere quello che ho acquistato, direi di passare ad indossare questi indumenti. Allora, questo è il primo outfit. Come potete notare, questo è il maglioncino, quello basic grigio, ed è classico maglioncino. Il maglioncino è super comodo, tra l'altro tiene abbastanza caldo. I jeans sono così, come vi ho detto quando ve li ho mostrati, mi ricordano tanto i vestiti anni 80 a livello di pantaloni, vedete, sono molto dritti, non so spiegarvi. Vi avevo detto che mi andavano leggermente larghi, non so se riuscite a vedere, però l'unica cosa che non mi fa impazzire è la piega qua, vedete che si forma questa piega, però anche i pantaloni di mia mamma si formava la piega qua, e per quello che dico che mi ricorda molto, mi ricorda molto quei jeans. Le scarpe sono così, cioè come potete notare il jeans mi ricorda gli anni 80, ma a livello basso mi ricorda molto gli anni 2000. Film dove c'erano i ragazzi che si vestivano stile hip hop. Le scarpe, ragazzi, sono super comode. L'unica cosa che non mi fa impazzire sono i lacci, che sono troppo lunghi, ma quelli li posso cambiare, tanto ho i lacci di scorta. E niente, comunque li sento comode. Mi piace tantissimo che abbiano il colore qua in fondo. E ricordatevi il pezzo forte, che è lo smile. Penso che le metterò, come ho detto in precedenza, in primavera e d'estate. Allora ragazzi, ho deciso di lasciare i jeans sopra per farvi vedere il cardigan, quello questo qua praticamente. Questo cardigan sicuramente non lo metterò mai con questi jeans, perché non c'entra nulla, è un cardigan leggermente più elegante. Comunque vedete, è leggermente corto, rimane morbido come piace a me, è molto molto carino, adoro tantissimo le maniche a sbuffo così.
e tiene caldo, comunque è proprio quello adatto per la stagione attuale, tralasciando come sono vestita sotto, perché con questi jeans è proprio un pugno nell'occhio. Vediamo se riuscite a fare uno screenshot di quando tirerò un calcio e si vedrà lo smile. Siete pronti? Taggatemi su Instagram. Prima di passare all'altro maglioncino, ho deciso di farvi vedere come sta il cappotto, il primo cappotto, quello più sportivo. Con questi pantaloni sicuramente sta bene, ovvero questo qua. Il cappotto è così, arriva lunghezza classica, quindi qua. Mi sembra tanto di andare verso i boschi a tagliare la legna. È molto bello il colore. Devo essere sincera, comincia a piacermi, anche se me l'aspettavo blu. Prima di appunto passare ai capi successivi, ho detto faccio vedere anche come sta, perché con questo outfit, secondo me, questo sta benissimo. Lo zainetto, anche perché ha il verdone che riprende il verdone del. Ma sto male. Non avevo visto fosse staccato. Allora, l'ho inserita giusta almeno. Sì, no. Non è che sei dritta, vabbè, fa niente, vi faccio vedere come sta. Poi la metterò a posto. Ah, ma non sono proprio inserite. Vabbè, ragazzi, se doveste prendere uno zainetto su Shein, mi raccomando, controllate che siano inseriti i laccetti. E niente, sono pronta per andare a tagliare la legna adesso. Sì, è proprio un tipico outfit da bosco. Sono molto maschiaccio e mi piace la cosa perché mi sono sempre vestita da maschiaccio, raramente mi vesto un po' femminile. Ragazzi, primo capo un po' più elegante, un po' più femminile questo. Allora, tenete conto che ho i jeans che avevo all'inizio e guardate, cioè, ora capite perché ho cercato di prendere anche un jeans su Shein. Questo è il maglioncino invece che mi aveva subito colpito, ovvero il cardigan con la canotta sotto. Tiene un caldo assurdo, forse troppo per questo periodo. Sotto la canotta è molto molto corta forse. Questa è la situazione, canotta sotto, e vedete che fa questo difetto la canotta. Sicuramente la canotta non la metto da sola. Prima di passare all'outfit della gonna con anche il cappotto ovviamente, volevo farvi vedere le collane. Parto da questa qua con gli orsetti. La metterò molto. Ero convinta di averlo incastrato. Ops. Allora, questa è la collana con gli orsetti. È molto carina. E li metto anche assieme già questa qua. Sapete che questa collana è un tutt'uno, quindi quando andrete magari a prendere quella con gli orsacchiotti perché vi piace, avrete anche assieme questa. Però, no, molto carina. Da lontano com'è, ragazzi? Eccomi qua con la gonna. Ho deciso di metterla con delle collant sotto e perché ovviamente la metterò in questo periodo, quindi collant di fisse e con questo body. Allora, non mi dispiace, nel senso, mi piace parecchio. Il colore è bellissimo. L'unico difetto, tralasciate, è che qua è, vabbè, adesso è tutta, la vedete, stropicciata, ma ovviamente è da lavare e stirare. Ho sbagliato la taglia, cioè, guardate. C'è troppo qua, ci navigo, se faccio così. Allora, di cintura nera ho solo questa qua. Allora, beh, non mi spiace affatto, devo essere sincera, ragazzi. No, non mi spiace, voi cosa ne pensate? Tra l'altro la metterei con queste scarpe, le Dr. Martens, ovviamente, o Martins, non so come si pronunci. Vi faccio vedere invece con il cappotto. Questo è il cappotto, vabbè, questo è il cappotto aperto. È lungo, secondo me è lungo il giusto. E niente, ragazzi, questi sono tutti gli acquisti che ho fatto su Shein indossati. E niente, come ho detto prima, fatemi sapere qua sotto qual è l'outfit che vi è piaciuto di più, quale capo vi è piaciuto di più e quale capo meno. E niente, con questo raggio di sole che è appena entrato in camera, vi chiedo di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Vi lascio qua sotto in descrizione anche i link per la mia pagina Instagram e il mio TikTok. E niente, direi che ci vediamo con un prossimo video. Ciao! Thank you.